Vorrei partire con una dichiarazione forte, diciamo, non sono uno che ne abusa, diciamo, non rischio l'overdose di slogan. Ecco. E da questo punto di vista, eh, credo che questo sia uno dei momenti più importanti eh, che sono chiamato ad affrontare, uno degli appuntamenti più significativamente che sono stato chiamato ad affrontare da quando faccio il Ministro. E... E non lo dico soltanto per le proposte che sono state avanzate, alle quali proverò a dare una risposta non sistematica, perché sennò vi sdraio tutti diciamo, e dovremmo stare qua una settimana. Ma proverò invece a affrontare un po' i punti principali delle questioni, al netto e compatibilmente con un quadro politico che è quello che conosciamo e di cui vi risparmio su ogni singolo passaggio le difficoltà che produce rispetto alle proposte che sono state avanzate. Non c'è soltanto il merito delle cose che sono state proposte, c'è anche un metodo. Che io considero profondamente innovativo. Noi beh, non me ne abbia, ma spesso abusiamo di questo termine società civile. Dentro la società civile c'è di tutto, anche, ci sono anche cose profondamente incivili. Diciamo. E invece, io credo che qui ci sia lo sforzo di produrre una partecipazione consapevole e anche un'assunzione di responsabilità. Cioè, non solo l'urlo che rivendica un'azione politica, ma anche il tentativo di produrla e di suggerirla un'azione politica. E io credo che questo sia il modo in cui un Paese come il nostro, così in difficoltà, può uscire da questa difficoltà, cioè con un sovrappiù di consapevolezza, di compartecipazione nelle decisioni e di assunzione delle responsabilità poi nelle scelte. Perché spesso noi assistiamo a tavoli che producono diciamo, forme di concertazione dalle quali il giorno dopo sistematicamente i protagonisti si chiamano fuori e dicono ma la colpa è di quello là che ha messo la firma. Io credo che qua invece ci sia una scelta diversa, che è quella appunto di provare a costruire un percorso e a condividerlo con le istituzioni senza sovrapposizione di ruoli, senza confusione. Se non si offende Doronchi direi che c'è dietro un lavoro politico e che ha anche significativi numeri in termini di quantità. Tra il 2012 e il 2013 ci sono stati contatti con 2500 soggetti implicati nell'economia ambientale, di cui oltre la metà è costruito da imprese che lavorano e producono nel settore costruendo, come abbiamo detto in molte occasioni, occupazione e anche risposte anticicliche rispetto alla dinamica della crisi economica del nostro Paese. Questa non è un'occasione che risolve il confronto con l'elaborazione. Noi abbiamo costituito un Consiglio Generale Nazionale della Green Economy che raduna 66 organizzazioni di imprese e che è una sede con la quale abbiamo cercato di confrontarci su alcuni passaggi importanti. Anche delle scelte a cui era chiamato il Ministero. Abbiamo avviato, credo, una cosa importante, cioè un processo di partecipazione democratica al processo di decisione politica, che è a mio avviso un modello rispetto a ciò che si dovrebbe fare, del quale sono orgoglioso per il contributo parzialissimo che ho potuto dare, perché spesso diciamo. Il nostro Paese abusa di questo termine stati generali che evoca eventi, basta mettere in fila cinque persone che vogliono comunicare il loro punto di vista per fare degli stati generali e che spesso riflettono più diciamo, le aspirazioni individuali che non appunto un processo collettivo di ascolto e di costruzione di questo ascolto. Del resto siamo un Paese che evoca costantemente la parola rivoluzione senza averne mai fatta una. Ecco, io credo che qua ci sia davvero il presupposto di parlare di stati generali e vorrei dire anche come si può provare a, a, a chiudere il cerchio di questo, di questo ragionamento. E questo è un po' il senso delle cose che vorrei dire. Questa assemblea rappresenta un atto fondativo di una nuova politica di New Deal ecologico. Ehm. E anche un modo diverso di fare politica, non so se è nuovo, anche nuovo è a me un termine abusatissimo, diciamo, eh, tutti sono nuovi, ehm, perché chiede in qualche modo un'assunzione di responsabilità anche al decisore politico, un'interlocuzione rispetto a, a, ri a proposte e suggerimenti puntuali, non a generiche invocazioni, che provengono direttamente dagli attori sociali. E questo implica un livello di trasparenza e di conoscenza degli stadi di realizzazione dei progetti. E si offre, si sottopone a un controllo costante delle azioni intraprese. Insomma c'è una sindacabilità delle scelte se si segue questo metodo che è molto maggiore di qualunque altra forma di confronto. Che spesso appunto si risolve nella stretta di mano, nella fotografia, nella dichiarazione e nel comunicato finale. La, una metodologia che implichi invece appunto un obbligo a raffrontarsi con le singole domande e poi a verificare progressivamente gli step con i quali si danno risposte anche perché invito a diffidare delle risposte che hanno la pretesa di essere risolutive ecco credo sia una strada sulla quale si può anche ricostruire un diverso rapporto e una maggior fiducia tra istituzioni e cittadini che non è un percorso che si risolve d'amblè in una volta con un passaggio. È una cosa molto complicata, faticosa, spesso frustrante, perché prima di vedere dei risultati concreti, in un Paese in cui le cose si dicono molto prima di farle, io ho cercato di fare una cosa inversa, di provare a dirle quando le avevo fatte. Questo naturalmente implica anche una certa, come dire, un certo oscuramento mediatico, però poi alla fine credo che le cose che arrivano sono quelle che rimangono. E credo che questo dovrebbe essere un po' il, il metodo col quale si ci si prova a lavorare. E questo credo che sia eh, il metodo che si è seguito qui. Insomma, ora io voglio fare una constatazione un po' permettetemi eh, così eh, di impatto epidermico. Ma chiunque altro avesse messo insieme una platea come questa avrebbe incominciato sei mesi prima con dei proclami eh, dei proclami incontenibili dal punto di vista mediatico, insomma, per molto meno si riempiano paginate e paginate di giornali. E qua io credo che sia appunto l'ambizione di fare, proporre, deliberare in qualche modo e poi produrre la notizia. Questa assemblea io credo rappresenti un tentativo consapevole per rifondare un pezzo di democrazia, promuovendo delle pratiche che per troppo tempo il nostro Paese ha rimandato trascurato. È una grande riforma verde per l'Italia quella proposta agli Stati Generali ed il quadro proposto dalle dieci iniziative che sono riportate nel pacchetto di stimolo come programma agli Stati Generali è complessivamente condivisibile. Non manca naturalmente lo sforzo di dettagliare poi una risposta. E cercherei di tracciare insieme alcuni elementi di dettaglio sui quali stiamo lavorando, ma che chiaramente hanno bisogno di un'ulteriore spinta da parte di una serie di soggetti istituzionali. Molte delle cose che vengono poste implicano un certo grado di risposta nelle scelte che compierà l'Unione Europea, a ripartire dalla rimodulazione dei fondi 2014, naturalmente, del, come ho detto, del quadro politico e dell'azione di governo complessiva. Degli enti locali, delle imprese, dei sindacati. Considero molto positivo, per esempio, che alcuni stakeholders, come si dice ormai, abbiano assunto i temi ambientali come parte della loro agenda, non ancora prioritari, perché se guardiamo al dibattito che si è sviluppato sul fronte legge di stabilità, avvertiamo come, certo, una legge di stabilità che può essere cambiata, ma nel momento in cui poni la questione del suo cambiamento, poi dici quali sono in qualche modo le tue priorità c'è, incomincia ad esserci l'ambiente, ma non è mai nei primi posti, non è mai neanche al secondo o al terzo posto. Questo, diciamo guardando il, il, il bicchiere mezzo pieno, ci fa dire che ci possiamo in qualche modo consolare, ma eh, quello mezzo vuoto vogliamo dire che si deve fare molto, molto di più. Anche perché non credo che si sia avvertito fino in fondo, per esempio, il nesso tra aspetto eh, ambientale e... Che poi il lavoro e il suggerimento che voi costantemente fate è il nesso tra l'aspetto ambientale e l'aspetto economico e sociale. Non si avverte come, per esempio, alcuni investimenti in ambito ambientale, penso al dissesto idrogeologico, possano avere una funzione anticiclica e come possano essere una risposta alla crisi, non una cosa che la crisi non ti fa affrontare. La legge di stabilità, parliamo da diciamo così, uno degli elementi della dura realtà, segna, io credo, un'evoluzione un positiva del quadro del Ministero dell'Ambiente. Anche qui si dirà ti consoli di poco. Diciamo. Io, in, Dirigo una, un ministero che nell'arco di questi auri c'è cioè una controversia, se insomma abbia subito tagli del 62 del 70%, a seconda di come vengono conteggiati. Ecco, questa legge di stabilità segna per la prima volta un più, modestissimo diciamo, rispetto alle cose che... Ma, se, ma segna un più. Sono state stanziate nuove risorse nel triennio per 180 eh, milioni. Le eh, norme contenute nel disegno di legge prevedono una complessiva revisione della programmazione delle risorse del ciclo al fine di sbloccare 600 milioni perché uno dei nostri problemi non è soltanto reperire le risorse ma spenderle. Noi abbiamo 400 milioni già postati nei bilanci delle regioni sul disastro idrogeologico che non possono essere spesi per vicende legate al patto di stabilità. Quindi anche la discussione che spesso si fa... Sul tema nuove risorse, nuove risorse è importante, ma il problema è poi queste risorse come riusciamo a spenderle effettivamente. Ora io rivolgo qui un appello a proposito delle priorità. Per la prima volta dopo molto tempo c'è la possibilità di avere per gli enti locali un po' di margine di manovra sul fronte del patto di stabilità. Finché non c'era, le associazioni che organizzano gli enti locali ponevano delle priorità. Adesso che invece c'è il margine di manovra non si pongono più le priorità. Io credo che sia sbagliato invece non mettere il tema ambiente e soprattutto il tema di sesto idrogeologico tra le priorità per utilizzare queste risorse. Lo dico perché capisco che tra un argine e una piazza in questo momento è più remunerativo in termini di consenso fare una piazza, ma è più importante fare un argine. È più importante fare un argine. Sulla depurazione sono state stanziate nuove risorse per complessivi 90 milioni di euro, con un piano straordinario di interventi eh, che si basa sulle maggiori criticità territoriali. Per quanto riguarda le discariche abusive sono stati individuati 60 milioni nel, eh, 2014, eh, 2000, nel biennio 2014-2015 che sono finalizzate alla chiusura di una procedura di infrazione. Con l'insieme di queste iniziative, di questi interventi minori sulle dotazioni di bilancio, viene impostato un trend di incremento delle risorse disponibili per le politiche ambientali a 550 milioni di euro per il 2014, a 610 milioni per il 2015, a 650 milioni per il 2016. Oltre all'efficientamento delle norme contabili, che sono state operate con vari interventi normativi nel corso del 2013 e che sono finalizzate all'accelerazione delle procedure per la riassegnazione delle entrate a titolo di risarcimento del danno ambientale, che consentiranno complessivamente nei prossimi anni, a partire da, dal, dal prossimo, di disporre di 100-150 milioni di euro l'anno. Ora io invito sempre a guardare bicchiere mezzo pieno naturalmente non mi sfugge il fatto che c'è una sproporzione tra queste risorse e le sfide che abbiamo di fronte se pensiamo soltanto tanto per stare al tema di sesto idrogeologico che le autorità di bacino indicano un'esigenza di investimenti nel corso dei prossimi anni di 40 miliardi di euro eh, e di 11 miliardi soltanto per affrontare le emergenze credo che si tratti in questi giorni di passaggio parlamentare di far passare un messaggio che ripetiamo fino alla stanchezza, e cioè il fatto che la mancata prevenzione rischia di generare un costo molto più alto in futuro. La mancata prevenzione è un modo di generare debito futuro se lo vogliamo guardare dal punto di vista ragionieristico. Naturalmente un conto è dirlo, un conto è convincere la ragioneria generale dello Stato di questo aspetto, ma credo che se c'è una discussione generale nel Paese che si orienta in questa direzione, se c'è anche una consapevolezza delle istituzioni locali, questa battaglia può fare dei passi avanti. Tutte le stime ci dicono in fondo questo e ci dicono che ci sono dei costi incalcolabili che riguardano la vita e la salute delle persone e che non stanno mai dentro le nostre contabilità. Non si tratta quindi di una battaglia di ideologismo ecologico. Il deterioramento del territorio, il degrado ambientale e le conseguenze dei cambiamenti climatici la cattiva gestione dell'acqua e dei rifiuti produrranno inevitabilmente delle spese che saranno progressivamente insostenibili per le nuove generazioni. Noi stiamo oggi, se non facciamo l'adeguata prevenzione, accumulando un debito futuro così come le generazioni precedenti lo hanno accumulato in termini finanziari, che si riverserà in termini finanziari sulle generazioni future, al netto naturalmente dei costi ambientali e della salute che saremo chiamati a pagare. C'è molto da fare, come dicevo, considero un passaggio fondamentale, l'ho accennato il tema della rimodulazione dei fondi 2014, ieri il Ministro Trigilli ha detto, considero un segnale molto importante, che immagina di impiegare 11 miliardi di euro del fondo di coesione rispetto al tema ambiente e questo mi fa sperare che ci sia un piano nazionale, nelle nuove misure che avranno luogo dal 2014. Perché penso che anche la scelta che è stata compiuta nel ciclo precedente di responsabilizzare le regioni da sola non basti. Se non c'è un asse nazionale rispetto alle scelte che vanno compiute, se su alcuni temi fondamentali come le bonifiche, il dissesto, la depurazione delle acque non c'è un asse nazionale, anche diciamo, un certo federalismo rischia di funzionare alla rovescia. Naturalmente dobbiamo affrontare, come voi suggerite nelle proposte, alcune, alcune leve, dobbiamo dotarci di alcune leve. La prima di tutte è sicuramente quella della fiscalità ambientale. È necessario avviare una riforma fiscale ecologica che senza aumentare il carico fiscale dislochi la spinta dell'imposizione affinché sia favorevole agli investimenti che vanno in direzione. Un piano nazionale per gli investimenti non può non partire da questo presupposto, per gli investimenti verdi, non può partire da questo presupposto. Ciò cioè che effettivamente gli investimenti in questo campo siano, effetti, siano favoriti dalla riduzione dei costi economici, tenendo conto della rilevanza dei costi finalizzati alla implementazione delle infrastrutture verdi, della difesa del suolo, delle acque, della mobilità sostenibile ed urbana. Insomma, il prodotto, il processo, dal punto di vista fiscale, deve tener conto anche di questi aspetti e non può essere valutato semplicemente dal punto di vista quantitativo. E per questo è importante, una cosa che potremmo iniziare a fare, da un lato, l'attuazione di una delega sulla fiscalità verde, ma dall'altro una cosa che credo sia il quadro di riferimento complessivo che noi dobbiamo provare a produrre. In vista della, in vista della presidenza di turno dell'Unione Europea, con il ministro Giovannini abbiamo pensato di convocare un vertice dei ministri del lavoro e dell'ambiente, un vertice congiunto sarebbe la prima volta che si fa un passaggio di questo genere e credo che sarebbe un segnale molto chiaro, anche immediatamente percepibile, di come si affronta il tema dell'ambiente legandolo al tema dell'occupazione e al tema della risposta alla crisi. Ci sarà tanto da discutere in quella sede, ora vi risparmio i dettagli a partire appunto da come una parte del patto di stabilità europeo viene rimesso in discussione non computando una serie di investimenti legati all'ambiente nel vincolo. Ma credo che una delle cose più importanti che riguarda le imprese che si può iniziare a fare è incominciare a discutere seriamente degli indicatori, degli indicatori economici. Perché finché il PIL è semplicemente legato ad aspetti di carattere quantitativo, e gli indicatori complessivi della ricchezza sono legati eh, esclusivamente a aspetti di carattere quantitativo, il, il bilancio di un'impresa che investe nella green economy avrà lo stesso trattamento di un'impresa che continua a produrre in modo tradizionale consumando risorse ambientali. Questo io credo che sia la grande rivoluzione, quella vera che dovremmo provare a proporre, che in parte è una, che parte è una rivoluzione europea. E che però nella quale il nostro Paese, nella quale il nostro paese però può fare la propria parte, perché su questo fronte lì è stata lavorata, ha svolto un'elaborazione. Abbiamo la fortuna di avere un Ministro del Lavoro che su questo si è già cimentato anche in altra sede. Credo che questa sia una risposta strutturale al tema che stiamo provando ad affrontare. E in questo senso, credo che ci sia da utilizzare. Eh, immediatamente perché poi credo che l'importanza di, di queste occasioni sono se si riesce a tenere insieme, l'ho detto anche nella, in, nel discorso di inaugurazione, il tema di scenario ma anche poi le ricadute concrete perché poi uno vuole sapere che cosa può succedere alla propria impresa tra dieci anni ma vuole sapere anche co cosa gli succederà la prossima settimana o nei prossimi sei mesi. E da questo punto di vista credo che si debba ridiscutere su come utilizzare le risorse che vengono del, dal fondo di rotazione di Chiotto. Eh, anche estendendola eh, e questo è una parte del collegato che stiamo producendo con la legge di stabilità, anche estendendolo agli interventi eh, effettuati dalla pubblica amministrazione. In questo caso non è tema che riguarda la pubblica amministrazione perché l'efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici è una grandissima occasione anche di lavoro per le imprese. Applausi Dicevo abbiamo bisogno di una politica fiscale europea e abbiamo bisogno anche che l'Unione Europea assuma un ruolo attivo nei confronti degli Stati membri per ottenere gli obiettivi ambiziosi e gli sforzi importanti che ci siamo proposti di raggiungere entro il 2050, cioè la riduzione dell'80% del CO2 rispetto al 1990. Spesso noi diciamo, ci impegniamo in sfide di cui poi non è adeguatamente corresponsabilizzata l'opinione pubblica. Il punto sul quale Credo si debba insistere, è che si tratta di adottare un approccio più operativo delle politiche europee per realizzare un'azione una di armonizzazione. Abbiamo bisogno insomma di sostenere queste sfide anche con una politica fiscale che incentivi i processi di decarbonizzazione e in cui tutti i paesi siano. Eh, Coinvolti e impegnati negli stessi eh, termini. Abbiamo, insomma, bisogno di una politica energetica che punti a eliminare i sussidi ai combustibili fossili e a sostenere le fonti rinnovabili. Abbiamo bisogno di una politica di bilancio dell'Unione europea che non blocchi le politiche e gli investimenti ambientali, appunto, con il vincolo del patto di stabilità. Perché se queste politiche non passano, i desiderata appunto dell'ambizione, dell della riduzione di CO2, rischiano di restare tali. Ma su questo c'è una partita e una discussione aperta, che in, in trama è anche in alcuni dei temi che sono affrontati dalle 10 proposte, che riguarda il modo in cui noi ci posizioniamo rispetto alla ridefinizione delle politiche energetiche e alle scelte europee. Io credo che siano fondamentali nel nostro Paese, qui scusate se faccio un atto di sfiducia nei confronti del nostro Paese, ma forse anche una constatazione storica. Noi abbiamo bisogno delle politiche europee non solo per la forma proattiva, per l'incentivo che possono produrre nei diversi interventi, ma perché abbiamo, io credo, sempre bisogno di un vincolo esterno. Ecco, sull'efficienza energetica vorrei Soffermarmi su un tema che è quello degli eco bonus. Voi ponete un tema che è sostanziale, che è quello della stabilizzazione degli incentivi, che abbia tempi considerevolmente lunghi. Noi abbiamo provato ora con la stabilità a portarlo a tre anni, che non è un orizzonte sterminato, ma comincia a essere un passo in più rispetto al rinnovo annuale. Quello che mi preme è sottolineare, è che noi dobbiamo provare a ottimizzare questo intervento. E... Da un lato, cercando di capire esattamente, al di là diciamo, delle valutazioni ragioneristiche, quali sono i processi economici che questo tipo di interventi sono, di interventi sono riusciti a mettere in moto. Dall'altro, questo è l'altro aspetto. Provando a vedere se riusciamo a realizzare degli interventi di più ampia scala rispetto a quelli che si sono realizzati nel corso di questi anni, l'ambizione, incompiuta forse, del primo rinnovo degli eco-bonus è stata quella di provare a passare, di introdurre l'elemento della sismica, che credo sia stata una scelta importante, ma è stato quello di provare a passare dalla eh, dimensione domestica al condominio perché la finestra temporale dei 12 mesi consentiva per la prima volta diciamo, di attivare risorse non soltanto per la singola famiglia ma per il condominio. Ora io credo che il salto di qualità che dovremmo provare a fare è se riusciamo a passare dal condominio al quartiere. Noi stiamo pensando a un ragionamento con il ministro Trigilia, con il ministro Del Rio. Ehm, che riguarda la possibilità di riesumare in qualche modo una formula che assomiglia ai contratti di quartiere che erano stati, avevano caratterizzato un altro ciclo dei fondi strutturali e di legarla all'adesione agli eco bonus dei privati, cioè fai punteggio se, se c'è un tot di adesione agli eco bonus, ma questo consente al pubblico di intervenire nella riqualificazione energetica di edifici pubblici che sono collocati nella stessa dimensione. Io lo considero una sfida fondamentale non solo per la riqualificazione di un pezzo importante dell'impresa del nostro paese, l'edilizia, oggi si comincia a dire, poi tornerò su questo: la crescita riparte dall'edilizia, è verissimo, dobbiamo discutere però da, di quale edilizia diciamo, in, questa, in, questa, in questa fase. Ma lo considero una sfida fondamentale per la eh, battaglia identitaria del nostro Paese. Il nostro paese ha riconquistato un ruolo e una funzione un prestigio. Vincendo una sfida di cui parliamo un pochissimo, che è quella della riqualificazione dei centri storici negli anni 90. Cos'erano i nostri centri storici negli anni 80? Non parliamo di Roma, di Napoli, di Torino che hanno un'identità forte, parliamo anche di Torino, possiamo parlare. Ma che cosa è stata in fondo la riconquista dei centri storici? È stata una fortissima riconquista di identità, oltre che un'opportunità economica. Ecco, noi dobbiamo immaginare che il decennio che abbiamo di fronte affronti un, una scommessa analoga che riguarda invece le periferie del nostro Paese, che sono non soltanto i luoghi spesso dei peggiori misfatti urbanistici che siano stati commessi in, in questo Paese, ma sono spesso anche diciamo, un'importante occasione di investimento e di trasformazione. E sono, questo è il punto fondamentale, la possibilità di riqualificare dal punto di vista urbano la nostra penisola. E naturalmente questo, si di, questo implica la capacità di costruire dei programmi complessi che siano programmi che eh, riescono a creare sinergie tra pubblico e privato. Qui io penso che gli attori presenti siano quasi tutti pronti. Se riusciamo a mettere in moto un meccanismo come quello a cui accennavo c'è cioè una connessione tra eco-bonus e interventi pubblici legati alla dotazione di fondi strutturali del nuovo ciclo. Riusciamo a attivare un volano molto importante. C'è un punto che secondo me ancora non mi pare pronto, e lo segnalo, che è il tema di come il credito interagisce con questo tipo di processi. Qui ci dobbiamo inventare degli altri strumenti, perché oggettivamente il sistema creditizio italiano, così com'è, non è in grado di sostenere questo tipo di ambizione. E qui è un tema molto importante, soprattutto per processi che hanno una remunerazione in un tempo abbastanza lungo, in cui l'elemento dell'investimento diciamo, non ha un ritorno immediato. Si tratta di non, non soltanto di pensare a forme di ingegneria finanziaria che sostengono questo tipo di progetti, ma anche di soggetti che poi scommettano concretamente, perché finché il sistema creditizio continua a guardare soprattutto allo stato patrimoniale delle imprese e non alla qualità dei progetti, questo tipo di sfida e di ambizione rischia di essere costantemente frustrata. le rinnovabili di cui c'è un importante accenno e un'importante serie di proposte continuano a crescere e si stima che nel 2050 supereranno il 90% della produzione elettrica. E questo comporta una necessità gestire la fase di uscita dai meccanismi di incentivazione diretta, come le tariffe omnicompressive che gravano sul costo delle bollette elettriche e del gas e trovare nuove strade per accompagnare e sostenere lo sviluppo dell'energia pulita è una questione seria che va affrontata, non con il tipo di dibattito che è stato suscitato nel corso di questi, di questi mesi perché che cosa prova che c'è stato in quest'ambito ci sono state delle speculazioni c'è ha fatto il furbo ci sono stati anche degli incentivi, che cosa prova? Non ci sono stati analoghi fenomeni nello sviluppo delle, delle altre fonti energetiche. Forse nel, il petrolio, il regno de, diciamo, lo sviluppo del petrolio è stato il regno della purezza e della trasparenza. <ride> Forse il gas è, non ha alimentato una narrativa importantissima di spy storie. Di, di, è chiaro che lo sviluppo diciamo, di. di, di di segmenti della produzione energetica comporta una serie di contraddizioni, ma la domanda fondamentale è: possiamo fare a meno delle rinnovabili? Avete scommesso sulle rinnovabili è stato un errore? Io rispondo con chiarezza: no, non è stato un errore, e non solo non è stato un errore per la crescita che si è determinata, ma non è stato un errore anche per il vantaggio competitivo che il nostro Paese ha acquisito rispetto ad altri Paesi con questa scelta. Perché, certo, oggi è un costo, ma lo vedremo tra qualche anno se sarà ancora soltanto un costo. Quando il tema delle emissioni di CO2 incomincerà a pesare in modo significativo anche sull'economia mondiale, eh, non credo che sia un caso se la Cina, l'India, gli Stati Uniti dopo di noi decidono di puntare su questo settore. Certo, se Obama fa un discorso. Che dice incentiviamo le rinnovabili è la svolta green degli Stati Uniti. Se in Italia lo dico io, è uno che continua a voler dare dei soldi a, a pioggia, però ora non mi voglio paragonare, non mi voglio assolutamente paragonare. Ma credo che difendere insomma delle cose che in qualche modo, seppure con delle distorsioni hanno funzionato sia una cosa importante, e giusta. E C'è naturalmente da riflettere su come si creano le condizioni soprattutto infrastrutturali perché le rinnovabili possono crescere, per questo vanno sostenuti i segmenti produttivi che sfruttano le tipologie di fonti a maggior grado di innovazione, vanno rimossi gli ostacoli di tipo amministrativo e autorizzativo e va anche valutato diciamo, un sostegno più forte all'autoproduzione. E poi quello che credo debba, è l'altra faccia della medaglia, dobbiamo scommettere di più diciamo, sull'intelligenza delle reti. E in questo si può realizzare anche una sinergia con i produttori da fossile, non credo che su questo ci debba essere diciamo, uno scontro eh, frontale. Tutto questo è, è, è giusto e vero, ma adesso noi siamo chiamati a una scelta che è una scelta fondamentale, cioè che cosa faremo dopo la 2020-2020. Io credo che noi dobbiamo continuare a puntare e a chiedere che l'Europa scommetta su più target. E lo dico mi perché oggi c'è in Europa un una discussione: antefatto, una parte dei paesi dicono, ma perché noi dobbiamo continuare a soffrire quando il resto del mondo invece non ci segue? Sarebbe da rispondere: noi stiamo invitando delle persone a una cena spiegandole alla quale non hanno partecipato, diciamo noi abbiamo mangiato, loro no, spiegandole che il colesterolo fa male. No? Perché sostanzialmente noi stiamo chiamando i paesi cosiddetti emergenti, che poi ormai sono ampiamente emersi, a assumere una serie di vincoli eh, rinunciando a un inquinamento che noi abbiamo realizzato ampiamente. Quindi è chiaro che c'è questa contraddizione. Ma nel momento in cui questa contraddizione si sta incominciando a risolvere, perché dopo Chioto, dopo gli sforzi di Chioto per la prima volta, la Cina, l'India si siedono in un forum internazionale nel quale riconoscono l'esigenza di una governance comune dei, dei fenomeni. C'è il rischio che l'Europa rinunci alla propria ambizione questo è un pezzo del problema. Noi dobbiamo dire: no, non bisogna rinunciare. Gli sforzi fatti sono giusti e possono consentire, naturalmente, se si determina uno scambio nei confronti di questi paesi, che è uno scambio che, è, che è, si sostanzia così: rinunciate alla vostra quota di inquinamento e noi vi trasferiamo più tecnologie. Perché per arrivare al punto in cui siamo arrivati noi non dovete fare tutta la soffrire tutte le pene che abbiamo sofferto noi dal punto di vista dell'innovazione del modello. Quindi questo è lo scambio che dobbiamo proporre, ma dobbiamo anche dire teniamo duro, perché oggi ci sono le condizioni di portare a casa dei risultati. Ma contemporaneamente in Europa si sta aprendo un'altra discussione, che è una discussione che ha poco, poche ricadute nel nostro Paese, che riguarda il tema di come si raggiungono gli obiettivi ulteriori post 2020. Una parte dei paesi, forse casualmente quelli che dispongono di maggior giacimenti di gas o forse quelli che hanno puntato sul nucleare sarà una casualità, dicono non, non, non decidiamo con quali modalità, ognuno si, si realizza il target ambizioso, sicuramente ambizioso come vuole. Beh, questo significa che noi rinunciamo a orientare le economie su due temi fondamentali, che sono rinnovabili e risparmio energetico. Io dico che all'Italia non conviene. Io dico che all'Italia non conviene non solo perché senza il vincolo esterno noi gli eco bonus, non li avremmo mai previsti in una situazione di difficoltà finanziaria come quella di questo momento, faccio un esempio concreto. Ma perché oggi rinunciare a far valere il peso eh, dello sviluppo delle rinnovabili che il nostro Paese ha realizzato e azzerare tutto e ripartire da capo e mettersi al pari con Paesi che invece su questo fronte non hanno scommesso, credo che sia anche in contrasto con l'interesse nazionale. E guardate, faccio questa discussione, questa è una discussione aperta anche all'interno del governo. Io credo che invece eh, su questo fronte si debba dire con grandissima chiarezza: andiamo avanti su una pluralità di target, anzi, semmai individuiamo ulteriori target. Semmai individuiamo ulteriori target. C'è il tema, per esempio, di come si determina un salto di qualità e una migliore efficientazione della rete, che potrebbe essere un target ulteriore che si individua. Ma guai a noi se ognuno diciamo, fa come vuole, perché se ognuno fa come vuole il rischio inevitabile è di un ritorno a un ricorso fortissimo al fossile, soprattutto di chi ne dispone, e l'abbandono appunto di una sfida che secondo me è fondamentale per quel ragionamento che facevo prima rispetto alle periferie del nostro paese, cioè quello del salto di qualità della, nel tema della, del risparmio energetico. È chiaro che i produttori di elettricità o o di calore non hanno grande interesse diciamo, a realizzare questo risparmio è del tutto evidente, mi chiedo se devono essere loro a orientare in modo pervicace le politiche europee o invece la politica, quella con la più maiuscola, riacquista un po' di autonomia ed è in grado di dire anche che su alcune scelte c'è una convenienza diversa delle comunità e degli stati, e degli stati membri e naturalmente poi eh, a questo si aggiunge anche un'esigenza di richiamare tutti gli stati membri a un sistema di coerenze. Vedete nei giorni scorsi noi abbiamo avuto uno scontro, ora mi prendete prima, mi sono paragonato tanto a Obama, adesso faccio una cosa, non vorrei che mi prendete per megalomane che è l'unica cosa che non corro rischio di essere. Ma eh, eh, noi abbiamo aperto uno scontro con la Germania, perché la Germania dopo essere uno dei paesi che spinge molto sul tema della riduzione emissioni, forse anche d'accordo con me con le cose che sto dicendo, almeno il suo ministro dell'ambiente lo è, anche lui ha il problema col suo, col suo collega dell'industria, ma ehm, fa saltare un accordo sulle emissioni CO2 auto che il Consiglio europeo aveva deliberato a giugno in accordo con il Parlamento. Lo fa saltare lo rinvia. Perché lo fa saltare? Insomma non ce n'è difficile capire, perché BMW e Mercedes si sono mosse sul tema, diciamo, del. Ora, il punto fondamentale non è che la Germania faccia il suo, c'è un tema grandissimo che riguarda un po' diciamo, la prevaricazione rispetto ad alcune procedure istituzionali che non dovrebbero consentire questo tipo di pratiche, ma vabbè, insomma, non... ne vediamo tante in casa nostra, sono è difficile poi andare a a fare i moralisti a livello europeo, però è giusto porle le questioni. La cosa che mi preoccupa molto è che rispetto a una discussione come questa nel nostro Paese non è stata scritta una riga e stiamo parlando di un tema rispetto al quale si giocano 150-200 mila posti di lavoro. Ecco, io vorrei che il nostro Paese, nel momento in cui si compiono scelte così importanti che riguarderanno il nostro futuro, fosse informato per poi prendere le decisioni che crede. Ma questo lo ritengo un passaggio fondamentale, perché oggi noi là ci stiamo giocando una serie di partite che condizioneranno non le politiche ambientali, ma le politiche industriali. Perché in fondo, che cos'è ormai il confronto sulle emissioni CO2 se non un modo nuovo di pensare ai trattati commerciali e alle politiche industriali, se non un modo di surrettizio di intervenire su questi settori nel momento in cui si è andato verso forme di liberalizzazione? indiscriminata a livello internazionale. Ecco, io credo che su questo c'è l'esigenza di un'attenzione e il lavoro che voi fate anche da questo punto di vista è prezioso ed importantissimo. Sul tema dei rifiuti abbiamo assegnato, credo si debba assegnare un tema fondamentale al tema del riciclo. È stato fatto molto, ci sono stati fatti dei salti di qualità importanti in molte amministrazioni locali. Restano però ancora delle emergenze molto gravi, forse qualcuna la riusciamo anche a chiudere, qualcuna ormai la ritengo endemica, ma non mi rassegno. Diciamo. In tutte le aree urbane specialmente nelle grandi aree urbane il nostro paese ha un problema di chiusura del ciclo dei rifiuti. Noi dobbiamo puntare a quello che ci dice anche in questo caso l'Europa, cioè a un salto di qualità e a un uso zero delle discariche e contemporaneamente ad evitare il trasporto dei rifiuti all'estero. Ora io su questo voglio dire delle cose chiare, insomma, io credo che noi non abbiamo bisogno in questo momento, l'ho messo anche nel collegato, di altri inceneritori. Non ne abbiamo bisogno perché quelli che ci sono funzionano sotto la capacità. Dobbiamo però utilizzarli in modo meno campanilistico certe scelte di impronta un po' leghista, consentitemi, che hanno fatto molte regioni, credo che debbano essere superate, non si capisce perché non si possa prendere il rifiuto dalla provincia vicina, soltanto perché in un'altra regione. Dobbiamo pensare a una programmazione di prospettiva, ma dobbiamo anche batterci perché nei confronti di questi impianti non persistano delle forme di demonizzazione che credo siano inaccettabili. Diciamo. Perché è certo, è meglio il riciclo e il riuso ma è meglio il termovalorizzatore o se vogliamo brutalmente l'inceneritore che non la discarica. E siccome io lo dico avendo fatto quella premessa, cioè non, non ritenendo che quella sia la, la strada che noi dobbiamo perseguire, però se ci siamo dotati di un'impiantistica ottimizziamo il suo utilizzo. Questo credo che sia una questione che abbiamo eh, di fronte. A monte di tutto questo credo che ci sia un tema che abbiamo provato ad affrontare seriamente, che è il tema della prevenzione dei rifiuti. Il 7 ottobre abbiamo adottato un programma nazionale per la prevenzione dei rifiuti e questo obiettivo pone degli obiettivi quantitativi di riduzione e delle misure generali e specifiche di prevenzione dei rifiuti e costituirà un punto di riferimento per le istituzioni e per le imprese e chiederà alle regioni un ripensamento della pianificazione. La riduzione dei rifiuti passa attraverso mutamenti dei processi produttivi e di consumo che possono essere conseguiti sia con strumenti di tipo economico, sia con strumenti di tipo amministrativo, sia con strumenti di tipo informativo. E in questo senso un lavoro importantissimo che c'è da fare è quello di raccontare le buone pratiche che esistono nel nostro Paese nel campo della prevenzione. Eh, un passo ulteriore che il programma nazionale intende far favorire è quello della sistematizzazione di queste esperienze, del loro approfondimento e della loro eh, integrazione. Il programma è stato concepito come uno strumento d'utile, quindi in grado anche di adeguarsi progressivamente alle innovazioni tecnologiche e scientifiche e anche alla eh, pratica messa in, in, uh, in realizzazione del, del piano stesso e dei suggerimenti che potranno venire anche da una sede come questa o da uh, direttamente i rappresentanti delle imprese. Um, per la prima volta si individua una gerarchia chiara nella gestione uh, dei rifiuti e si mette al centro il tema della prevenzione. Io in questo lavoro ho individuato una nicchia che ritengo abbia un grande valore non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista culturale e simbolico, che è un piano di prevenzione dello spreco alimentare. Considero questo aspetto un aspetto fondamentale, perché l'idea che una risorsa vitale per l'uomo possa diventare un costo perché non è adeguata alla filiera della conservazione, perché non è adeguata alla filiera della distribuzione, perché non è adeguata alla filiera della gestione del cibo e credo sia una cosa inaccettabile. Il professor Segre che ho chiamato ad aiutarmi su questo fronte calcola che quasi poco più o poco meno di un punto di PIL eh, balla attorno a questo tema. Pensiamo quante cose si potrebbero fare con una riduzione dello spreco in quel senso nella civiltà dell'opulenza abbiamo una crescita dei fenomeni degli sprechi e contemporaneamente un fenomeno di preclusione dell'accesso al cibo di parte della popolazione, è una contraddizione che considero inaccettabile che anche dal punto di vista ambientale va affrontata, perché come dicevo l'idea che il cibo diventi un rifiuto cioè che un bene fo fondamentale diventi un costo per la collettività è un fatto anche moralmente credo inaccettabile ecco Stiamo facendo un lavoro che dice, comincia a dire una cosa semplice, che prefigura un po' quel ragionamento. Ho usato questo fronte perché diciamo, è più difficile accettare l'idea che in una no, a gara pubblica un'azienda che fa risparmio energetico abbia priorità rispetto a una che non lo fa. Però credo che sia difficile contestare che nella gestione di un servizio mensa va favorita un'impresa che prevede un piano di prevenzione dello spreco rispetto a una impresa che non lo fa Bravo. e guardate questo è un modo che secondo me può aprire la strada anche ad altri ragionamenti che guardano al tema del risparmio delle risorse ambientali e questo è diciamo davvero io credo culturalmente moralmente un fronte incontestabile che però può aprire un ragionamento che può valere a 360 gradi sul fronte di un altro tema del consumo che voi ponete, che è quello del suolo, eh, non posso che dirmi totalmente d'accordo e sottoscrivere le questioni che sono poste nelle proposte. Non solo, però, eh, me la caverei un po' a buon mercato, sono d'accordo e sto anche agendo in questa direzione. Eh, io sono convinto del fatto che. Sia inaccettabile tutti gli anni piangere disgrazie e danni dal dissesto idrogeologico e continuare a costruire laddove non ce n'è nessuna ragione. Eh, noi stiamo prevedendo una norma, una normativa che è stata licenziata a giugno, forse domani mh, mi dà il parere la Conferenza Unificata delle Regioni, eh, che dice due cose semplici: uno che non si può costruire utilizzando Suolo nuovo se prima non si è riutilizzato il patrimonio edilizio esistente, se non si è intervenuti sul riuso, due, che non si usano gli oneri di urbanizzazione per fare cassa io sono. La tengo molto bassa perché quando ci si avventura nel tema urbanistico si rischia moltissimo. Insomma, diciamo, governi molto più solidi di questi sono andati a gambe all'aria in stagione di forte riformismo sul tema dell'urbanistica. Però queste due cose le vorrei portare a casa. E le vorrei portare a casa chiedendo anche un po' più di collaborazione da parte delle regioni, lo dico con molta franchezza. Perché ora su un tema come questo, che per avere un parere bisogna aspettare cinque mesi, mi sembra francamente inammissibile, soprattutto perché con le regioni combattiamo insieme una battaglia sul tema del dissesto e continuare a vedere un processo di impermeabilizzazione dei suoli credo sia assolutamente una contraddizione che grida vendetta. Se domani la conferenza darà il via libera. Avremo fatto un passo avanti, se non lo darà, io intendo comunque proporre la normativa come collegata alla legge di stabilità. E su questo però vorrei dire una cosa: noi qui mettiamo un vincolo, eh, si tratta di poi creare un sistema di opportunità. Perché io credo che ci sia la consapevolezza diffusa, ampia, consolidata nel mondo delle imprese. Dell'edilizia che non sarà dalle villette a schiera o dai condomini che verrà diciamo, la crescita dei prossimi anni e che c'è un problema di investimento sull'esistente, l'80% del patrimonio edilizio del paese ha bisogno di investimenti di riqualificazione. Però poi bisogna aiutarla a fare questa cosa, perché finché costruire il nuovo è assolutamente più semplice che intervenire sull'esistente, questo mio ragionamento rischia di rimanere appeso per aria. Allora, noi abbiamo fatto tre gruppi di lavoro, uno che affronta il tema. Della stratificazione normativa, della sovrapposizione pianificatoria e della complessità autorizzativa degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione e che cerca di dare anche degli elementi di coerenza all'insieme di interventi fiscali e di incentivazione, soprattutto negli interventi urbani. L'altro. L'altro aspetto che riguarda invece la, eh, il tema eh, delle aree industriali è quello dell'accelerazione sul fronte bonifiche. Sull'accelerazione sul fronte bonifiche e eh, non solo dal punto di vista e sul reperimento di risorse e di investimenti laddove non ci siano risorse private per realizzare le bonifiche. Io su questo voglio fare una piccola apertura di parentesi, perché cre credo che i principali nemici nostri siano i luoghi comuni. Spesso si dice che il problema è la pubblica amministrazione ed è vero, non è che non sia vero questo. Però poi quando si, non si declina esattamente dove sono i problemi della pubblica amministrazione succede una cosa che in questi anni abbiamo sperimentato. Non declinarlo significa risolvere il tutto con i tagli lineari. I tagli lineari fanno sì che al Ministero dell'Ambiente del, dell a occuparsi di bonifiche, fino a qualche settimana fa, c'erano sei persone. A fronte, non devo spiegare di quale complessità del fenomeno e di quali soggetti stanno in campo in, in questo settore. I tagli lineari fanno sì che i tagli hanno inciso su quell'ufficio come magari sul, non so se esiste ancora, sull'ufficio metri e misure dei, del comune di Vatelapesca. E noi non possiamo pensare a una riorganizzazione della pubblica amministrazione che non sia anche un piano industriale della pubblica amministrazione, che non sia anche un ritorno ad investimenti in settori della pubblica amministrazione. Se vogliamo avere una pubblica amministrazione efficiente dobbiamo anche intervenire in termini di formazione e dotazioni di organico, se no su alcuni settori non ce la faremo. E... E concludo perché ho portato via anche troppo tempo, ma insomma le domande che erano poste non erano. Cioè forse rispondere a tutte porterebbe ancora via un po' di tempo. Concludo su, su alcune questioni. Magari farò in modo di, 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 di mandare questa riflessione anche a, alla Presidenza degli Stati Generali. Perché ci sono altri elementi sui quali riflettere, però vorrei proporre alcuni temi molto, molto rapidamente. Il primo è quello della democrazia. Io credo che per realizzare le opere nel nostro Paese dobbiamo ricostruire la filiera della partecipazione. Io credo che sia urgente nel nostro Paese mutuare alcuni istituti che funzionano in altri paesi e che consentono la realizzazione delle opere, che pongono un tema fondamentale, che è quello della responsabilità. Io impresa accetto proced questo procedimento e mi sottopongo, parlo del dibattito pubblico, essendo disponibile a cambiare idea rispetto al mio progetto, io cittadino, comitato, partecipo ma mi impegno anche a tener conto poi della decisione finale. E io, pubblica e amministrazione, mi doto di una filiera abbastanza autorevole e forte per costruire un elemento di certezza nella partenza del dibattito e poi per l'esito del dibattito. Credo che altrimenti non ne usciamo. Se tutti quelli che dicono no non sono chiamati anche a spiegare perché dicono quel no e tutti quelli che dicono sì non sono chiamati anche a tener conto di quei no, Ecco, io credo che noi genereremo degli altri cortocircuiti dai quali non usciremo fuori. Di questo la, la ritengo una questione assolutamente fondamentale. Ma concludo su un altro tema. Voi qui avete parlato di, una, di stati generali. Io vorrei l'anno prossimo, questa è la proposta che avanzo, fare davvero fino in fondo degli stati generali. Qui ci sono gli stati generali dell'impresa. Io vorrei fare gli stati generali di tutta la green economy chiamando qui tutte le istituzioni, non semplicemente a fare presenza, ma a partecipare con un contributo attivo, quelle, quelle direttamente coinvolte. E poi il mondo del lavoro. Perché io non credo, lo dico con molta franchezza, che necessariamente un modello di sviluppo sostenibile porti con sé, dal punto di vista ambientale, porti con sé automaticamente, guardate, può... Aiutare, ma porti con sé automaticamente un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale. La tecnologia per la green economy costa e ha dei costi sia in termini eh, di investimenti ma anche in termini di accesso ai consumi. Il punto fondamentale è se noi riusciamo a costruire un patto per l'ambiente che sia legato anche a un nuovo patto sociale, questo è il punto fondamentale. Cioè se noi riusciamo a rintrecciare il tema del patto sociale nel nostro paese, che a mio avviso è più, molto più importante del riassetto istituzionale, lo dico con molta franchezza, perché l'assetto istituzionale del nostro paese è franato, perché è franato il patto sociale. Bravo. E se noi riusciamo a legare queste due cose, a tenerle insieme, cioè se come hanno fatto altri paesi, penso alla Francia della destra insomma, Riusciamo a coinvolgere tutti i soggetti direttamente coinvolti in questo settore, a siglare un nuovo patto, guardate che, che conquisti un risultato che è fondamentale. Sottrarre le, le politiche di ampio periodo, in tema so di lungo periodo, in tema sociale, in tema ambientale, alla volubilità dei cicli politici. Se non si riesce a costruire diciamo, un mainstream che in qualche modo sia vincolante anche rispetto all'alternanza dei governi, ma come possiamo pensare di rimettere diciamo, la discrezionalità occasionale della congiuntura, una, un tema come quello della lotta al dissesto idrogeologico, come quello delle bonifiche, come quello dei cambiamenti climatici. Però perché questo avvenga è molto importante che ci sia una responsabilizzazione, un accordo tra i soggetti sociali, non tra i, soltanto di quelli che si occupano tradizionalmente d'ambiente, ma soprattutto di quelli che si occupano di economia. Ecco, io credo che questa sia la scommessa che noi dobbiamo fare. Per questo, io vi propongo naturalmente di continuare un lavoro insieme, ma di provare l'anno prossimo, se ci saranno le condizioni politiche, a fare un salto di qualità per chiamare davvero tutti i soggetti che hanno voce in capitolo su questo tema e non chiamarli a dire che cosa pensano, ma a siglare un nuovo patto che abbia questo vincolo. Guardate, anche in questo senso non ho ehm, ambizioni. Che vanno al di là diciamo, della de, de ragionevole possibilità di intervento del mio Ministero. Ma credo che un patto di quel genere sarà e sarebbe vincolante per tutti, anche per soggetti che in qualche modo, in qualche modo tendono a sottrarsi, per i grandi produttori energetici, per altri ministeri. Eh, e avrebbe un peso e una forza anche nei confronti delle scelte dell'Unione Europea, perché se una politica non è più soltanto l'elaborazione di un centro studi o le, o le lucubrazioni di un ministro pro tempore, ma diventa un grande fatto collettivo che impegna dei soggetti sociali ed economici in una direzione e fa crescere la consapevolezza, allora a quel punto diventa un vincolo per tutti quanti, anche per quelli che fanno finta di non sentire. E lo dico qui perché penso che invece ci siano tante persone che abbiano voglia di ascoltare. Vi ringrazio.